dirci grazie per questo applauso speciale. L'ho conosciuto non solo. Aveva meno anni di quelli che hanno adesso i miei figli, questo ve lo dico non perché per farvi capire il tempo che è passato, perché lo sappiamo, ma anche per dirvi che l'ho conosciuto da un ragazzino. E da allora abbiamo, voi lo sapete, insomma, lavorato tanto insieme, ci siamo presi per fare una tournée, poi abbiamo finito, poi passati tantissimi anni ci è venuta voglia, non perché c'era detto il dottore, ne abbiamo fatta un'altra. Secondo me ancora più bella, ancora più consapevole, più felice. E qui sul palco ci sta gente che ha suonato anche la tournée, c'è Valle, c'è Alessandro Liante, Guido Guglielminetti, c'è la parte della banda. E insomma abbiamo messo insieme tante cose, voi lo sapete, quindi è anche difficile parlarne, io sono spaventato dalla retorica, anche dal rischio della retorica, però quello che volevo dirvi, insomma, che Lucio un po' ce lo ricordiamo anche per come era nei camerini, per esempio, lui riusciva a fare quegli urletti prima di scaldarsi la voce, questo ci manca molto, ma ci manca anche con allegria. Poi fumava in continuazione, fumava soprattutto dove era vietato, anche questo veramente. Allora niente, io ho pensato di mettere insieme queste due canzoni che avete sentito, perché Santa Lucia era la cosa che forse amava di più fra quelle che avevo scritto, me lo diceva sempre, me lo disse fin dal primo momento, proprio dopo averla sentita la prima volta, e io ci ho attaccato l'inizio di Come profondo il mare, che secondo me è una canzone straordinaria, quindi così, grazie. Adesso non si può più fare, pazienza, bisogna farsene una ragione, ma queste due canzoni continueranno a essere legate insieme. Grazie.